Poi però non sono esattamente sul campo, quindi io vi darò una serie di sensazioni, di immagini a cui ho assistito, lasciando poi a voi il compito di approfondire queste cose. E vi dicevo, questa sentenza è molto interessante. Io non so come viene trattato da voi adesso il tema mafie, perché a Milano, finito il periodo di grosso negazionismo, finito il periodo di grosso negazionismo, adesso c'è un gran parlare che a volte è anche uno sparlare, diventa un chiacchiericcio. Però non abbiamo ancora chiaramente l'idea di che cosa sia la mafia al nord. Spesso si dice, ma da noi tutto sommato fanno affari. Allora invece secondo me nelle reazioni così violente si vede proprio il carattere, scusate, vi ripeto, ancora violento che queste organizzazioni, odio questo microfono, queste organizzazioni mantengono. E ci sono una serie, nel processo ci sono una serie di atti di intimidazioni, estorsioni, anche pestaggi, ci sono stati durante il processo testimoni che non hanno in nessun modo voluto dire che hanno avuto paura. Faccio un esempio, uno dei tanti all'interno del processo, questa albergatrice che ha accettato di non registrare una serie di personaggi, tra l'altro dei albergatisti che venivano dalla Calabria, di peso, su richiesta dei Marciano. Allora, richiesta più volte dal GIP, ma perché lei ha accettato di non registrare queste persone, ha detto, e sostanzialmente ha detto, ma volevo fare un piacere perché queste erano persone gentili. E il GIP l'ha incazzato dicendo, ma allora se io vengo da lei, io che sono una persona, sono io, facciamo che parlo senza, alzo la voce, parlo senza. Mi sentite se parlo? Sì, okay. Sì. Anch'io che sono una persona gentile, se vengo da lei, lei accetta di non registrarmi? No, ve la faccio molto breve. Ci è voluto un pomeriggio perché alla fine questa donna dice se io ho accettato di non registrare queste persone perché si dice che sono mafiosi e io vivo da sola. Questo per dire anche il carattere comunque di intimidazione
che viene esercitato sul territorio, un carattere che non è evidente, ma che c'è. Però, allora, io credo che la vicenda sia abbastanza nota. La vicenda, la svolta, è quella vicenda che ha colpito il clan di Ventimiglia e in parte quello di Bordighera, che era già stato toccato da una degli arresti precedenti. Colpisce soprattutto Peppino Marcianò, che è un personaggio che ritorna nella storia ligure, perché noi troviamo già dagli anni '80, era uno dei, anzi era il collettore di voti per Teardo, l'ex presidente della regione, e colpisce Antonio Palamara, sono i due vertici. Però ci sono, ripeto, ci sono una serie di aspetti che io volevo mettere in evidenza, proprio perché, ripeto, che cos'è la mafia al nord? Fa affari, intimidisce, esercita violenza, sì, sicuramente poi va bene, siamo abituati alla droga, ma c'è un'immagine secondo me molto bella che ha fatto notare il PM Giovanni Arena, colui che ha condotto l'accusa per tutto il processo. Allora, Peppino Marcianò è, da un certo punto di vista, apparentemente un vecchietto di 80 anni, 80-81 non lo so, che se ne sta nel suo ristorante Le Volte. È anche un vecchietto tutto sommato che sta ammalato, sta facendo l'achenio, eppure noi vediamo tutta una processione, un andare e venire dal suo ristorante di persone che chiedono favore. Ma abbiamo da, non so, uno dei suoi, una persona, cioè, che lo frequenta ma che non è stato condannato, che si chiama Federico Parastiva, che nel momento in cui la moglie viene derubata della borsa, allora va a fare denuncia perché ci sono i documenti, quindi deve per forza fare denuncia, ma perché quella borsa venga ritrovata? Non ricorre ai carabinieri, ricorre al boss, e infatti tipo il giorno dopo la borsa è stata ritrovata. Non solo, chi ha bisogno di un lavoro per la moglie, chi ha bisogno, un imprenditore che ha bisogno di liberare un appartamento che è stato occupato, non riesce a liberarlo, cosa si fa? Si va dal boss e si dice liberamelo. Questa allora è la mafia che c'è da noi, ma non è mica finita qui, non so. Il direttore della banca, l'episodio del direttore della banca è, tra virgolette, bellissimo, è estremamente esemplificativo. Allora, chiama la moglie di Peppino Marcianò in banca, questo vuole fare bello con la collega, probabilmente ci sta anche un po' così tentando, e gli dice, ah, guardami adesso come tratto con i mafiosi. Chiama, risponde la moglie di Peppino Marcianò, lo invita a cena, a pranzo, scusate, e lui non ha assolutamente voglia di andare, inizia a cantare scuse, ma guardi, c'è il mercato, a Ventimiglia crea proprio un imbuto, non ce la faccio. A quel punto la moglie di Marcianò cambia tono, non è più così tanto gentile, ma si venga a pranzo da noi. Gli dice praticamente, lei non ha capito, mio marito la vuole vedere. A quel punto questo cala le braghe completamente, si fa prestare il motorino da un collega e corre a casa della moglie di Marcianò. Corre a casa di Marcianò. Allora, questa è la mafia, questo è qualcosa che si annida nei nostri paesi, nelle nostre città, ma ripeto, non è mica finita. Il tenente ispettore, il finanziere, eccolo qua, cioè un finanziere che chiede il trasferimento. Allora, chi lo chiede il trasferimento? Di solito al tuo capo. Magari vai anche a rompere le scatole, lo pressi perché te ne vuoi andare. No, questo va dal boss perché lui vuole cambiare città. E peraltro qui si potrebbe anche aprire il capitolo delle connivenze all'interno della polizia, dell'apparato giudiziario. Sarò bravissima, il più importante in assoluto che è stato arrestato, l'ex presidente del Tribunale di Imperia, Gianfranco Boccarate, è stato arrestato per corruzione, ma appunto di lui diceva, ah sì, finché c'è lui stiamo tranquilli, cioè tanto ci rende le misure di sorveglianza molto più leggere, e quando viene arrestato Peppino Marcianò dice, è la cosa peggiore che ci potesse capitare. Poi apriamo il capitolo politica.
perché al ristorante, cioè da lui vanno tutti a chiedere i voti, dalla politica locale a quella nazionale, dai vari, insomma, cose di Nasso piuttosto che Saso, va bene, dalla politica locale alla nazionale. Tra l'altro, molto carino, cioè un'altra intercettazione molto carina, se non ricordo, nel momento in cui devono formare le liste per, non mi ricordo se è tanto Valle Prosa, scusate, Valle Prosa, lui dice: per fortuna che sono venuti da me prima, perché gli ho fatto mettere 4 o 5 di quelli di qua, perché sennò erano tutti calabresi, e se sono tutti calabresi poi finiamo come a Bordighera. Cioè siamo arrivati al fatto che è il boss che fa le liste elettorali e le deve anche camuffare un po'. Allora, ripeto, questa è la mafia. Poi un altro aspetto, un'altra intercettazione molto carina. Io non so quanto avete seguito, fermami quando vado oltre, io non so se avete molto seguito, ma sostanzialmente c'è la locale di Ventimiglia e poi non si è la definizione non è chiarissima. Diciamo che a Bordighera c'è questo gruppo di giovani, un po' irruenti, che vogliono staccarsi, per cui ci sono stati anche attentati, tensioni, eccetera. E a un certo, infatti, a un certo punto uno del gruppo dice: ecco, loro sono la fine di come eravamo noi. Perché diceva: noi la violenza vera non l'abbiamo mai voluta, ma noi vogliamo che qua sia tranquillo, perché sennò chiaramente ci vengono a indagare. Se trovo, perché io me le scrivo sempre le intercettazioni, poi le perdo. Però appunto, tanto, e dove diceva: certo, appunto, noi manteniamo tutto tranquillo. Certo, poi dopo vengono qua gli extracomunitari, il microcrimine e ci rubano alla moglie. Però loro hanno tenuto, tengono la situazione più calma possibile, perché non bisogna dare nell'occhio, chiaramente. Vi lascio ancora solo con due immagini velocissime. Perché in questa situazione che cosa vogliamo fare? Come la vogliamo combattere? Allora, questi hanno ricevuto condanne in primo grado molto pesanti. Però durante il processo ci sono state una serie di immagini che mi hanno sollecitato. Per esempio, io ricordo la famiglia Barilaro, Pellegrino, De Marta, cioè quelli che erano sotto processo ma non incarcerati da fuori, che erano presenti fuori dal tribunale, che si fumavano una sigaretta tranquillamente, chiacchieravano, eccetera. E dentro il PM, che non poteva uscire finché questi non andavano via, e che alla fine andava via con il suo unico uomo di scorta, su una piccola punto se ne andavano a pranzo. Allora, io vi avrei voluto far vedere quel video, anche perché in seguito alle minacce che ci sono state durante la sentenza, 5 giudici sono stati messi sotto scorta, anche il procuratore Carallone. Almeno queste poi sono informazioni che io ho, ma la cosa, diciamo, erano di novembre queste notizie. La cosa assolutamente incredibile è che il presidente della giuria, per una serie di norme eccetera, è stato messo sotto tutela, ma non poteva salire sull'auto di scorta, e quindi la tutela ce l'aveva in treno. La mattina lui e la gente di scorta salivano sul treno da, non so, Bordighera, piuttosto che arrivavano in termini in tribunale. Il giudice veniva lasciato in tribunale, la gente riprendeva il treno, se ne tornava. E allora come la vogliamo fare questa lotta alla mafia? Dopodiché, ripeto, comunque è stato un procedimento incredibile, con, finalmente per la prima volta si è annunciato che l'Andrangheta in Liguria c'è, e questa cosa è importantissima anche per i processi futuri, perché questo è un punto d'arrivo, da qui si parte per andare oltre. Finisco solo un'ultima cosa: tra le varie persone, diciamo, conniventi, che però non è stato condannato, ma figura questo agente Salvatore Palermo, agente di frontiera, dove nell'intercettazione veniva fuori, almeno detto da loro, che questa gente passava una serie di notizie: state attenti, siete intercettati, poi no, non baciamoci qui, oramai pieno di telecamere, eccetera. Benissimo, questo agente è stato recentemente premiato con un'onorificenza, non so se è il cavaliere della Repubblica. Io vi lascio così, ve la dico così. Thank you.
volevo solo aggiungere una cosa velocissima. Sono molto molto contenta che l'onorevole Califano mi abbia rubato le parole in bocca, grazie a me. Volevo solo aggiungere una cosa, cioè che questo problema delle querele preventive poi diventa una sorta anche di censura preventiva, perché noi spesso veniamo accusati di non fare inchieste e di andare invece a rimorchio delle inchieste giudiziarie. Il problema è che moltissime volte tu sai le cose ma non te le fanno scrivere, perché il rischio è altissimo. Dopodiché, brevissimamente, vorrei raccontarvi una cosa, si riallaccia, ma che tiene anche in piedi il discorso. Lui ha parlato di coincidenze. Allora, si è fatto il nome della famiglia Fotia di Savona, famiglia Fotia che è stata toccata da un'inchiesta recentissimamente, un mese fa. Allora, i Fotia hanno appena preso, hanno avuto un subappalto a Milano nella costruzione di uno degli edifici della nuova Università di Bicocca. Questo appalto l'hanno avuto attraverso una società di Reggio Calabria che era già entrata nell'inchiesta Bello Lavoro, ossia questa società veniva proprio utilizzata dal clan per poi smistare i vari subappalti alle società del gruppo. Quindi al nord hanno fatto lavorare appunto i Fotia che sono venuti a Milano, bloccati una prima volta da un'interdittiva antimafia. La società calabrese ha affidato i subappalti a un'altra società, sempre del gruppo e sempre in Fotia, semplicemente un'altra società a Vento, e sono stati bloccati una seconda volta. Questo per vedere anche veramente poi le modalità, come si spartiscono le appalti eccetera. Solo che dopo l'inchiesta Bello Lavoro, dopo che è finita, quindi sotto il ciclone giudiziario, la società è stata messa in liquidazione, perché anche qui poi dopo ne crei un'altra. Nonostante questo, i soldi per l'avvocato per venire a rompere le scatole da lui, quelli li hanno trovati, va bene.